Si è parlato di immigrazione ed integrazione questa mattina all'Istituto Calogero Amato Vetrano di Sciacca. Proiettato il docufilm Immagine dal Vero del regista Luciano Accomando, lavoro che ha vinto alla passata edizione dello Sciacca Film Fest il premio assegnato dal pubblico per la categoria documentari. Riporta la testimonianza diretta di uomini e donne emigrati in Sicilia che hanno saputo riscattarsi contribuendo a migliorare la comunità di cui fanno parte, come ci spiega lo stesso regista. Immagine dal Vero racconta le storie di successo di 12 immigrati arrivati in Sicilia che ce l'hanno fatta, che sono diventati imprenditori, medici, cuochi e contribuiscono con il loro lavoro a migliorare la comunità in cui oggi sono perfettamente inseriti. L'obiettivo del film volevo essere quello di sensibilizzare la popolazione autoctona, gli italiani, ed empowerizzare gli extracomunitari, cioè fornire dei modelli positivi di riferimento. Ed è un film soprattutto rivolto alle scuole. In questo momento, grazie al progetto Adotta il Film, dal sito immaginedalvero.com, stiamo portando il film in giro per la Sicilia e per l'Italia, grazie anche a dei festival. La scorsa settimana siamo stati al Terni Film Festival. C'è un'ottima risposta da parte dei giovani italiani ed extracomunitari, che poi alla fine il futuro dell'Italia e dell'Europa passa anche dalle storie di successo di chi arriva qui in Italia con il sogno di vivere una nuova vita. Come nasce l'esigenza di raccontare le loro storie? L'idea era quella di raccontare l'altro punto di vista dell'immigrazione. Solitamente siamo abituati a vedere storie drammatiche che fanno parte della nostra storia, la nostra quotidianità, però provare appunto a fornire dei modelli positivi. Non possiamo più nasconderci e dire è tutto negativo, non funziona nulla. Il problema è che lo Stato dovrebbe in qualche modo provare a governare il fenomeno per non scaricare sulla popolazione quelle che sono i problemi, appunto, e gestirli per il bene comune. Un messaggio rivolto quindi soprattutto anche ai giovani? Soprattutto ai giovani, ma all'intera popolazione, perché c'è davvero bisogno di capire l'importanza della convivenza, non avere paura del confronto, anche perché dal confronto possiamo soltanto uscire più ricchi, mai più poveri.